Cosa ti hanno fatto?
Madre de Dios, guarda come ti hanno ridotto, figliolo. Stai calmo, Ramon. Ti sentirai meglio, vedrai. L'unica cosa che ci rimane è chiedere una proroga a Barrett. Non ci ascolterà mai. Credimi, vale la pena tentare, figliolo. Che interesse può avere Barrett a levarci la terra? Perché allora ce li ha prestati quei soldi? Per simpatia? No. Barrett vuole la terra. Ha 8.000 capi di bestiame che devono pascolare tutti i giorni. Hanno già mandato via parecchi coloni. Sono i padroni ormai. Quando venni qui con tua madre, non c'era un cane a 100 miglia di distanza. Ci siamo messi io e lei, con le mani nella terra. E per 2 anni abbiamo mangiato soltanto radici. La terra sembrava morta. Una distesa arida e sconsolata di pietre. D'inverno col gelo era viscida e dura che non c'entrava un chiodo. D'estate era secca e spaccata. Neanche i vermi ci stavano. Dopo 2 anni la terra si è svegliata. Il ghiaccio si sciolse e sotto c'era il verde. Poi è venuta la pioggia. Poi è nato il grano. Sei nato tu. Tua madre è morta su questa terra. Era rimasta a curarla sino all'ultimo con le sue mani. E l'abbiamo seppellita noi due su questa terra. Te lo ricordi, Ramon? Non permetterò a nessuno di cacciarmi via. Se qualcuno oserà farlo, lo ammazzerò. Vai da Barrett, Ramon. Digli che lo pagheremo. Siamo gente onesta noi. Ramon! Digli che lo pagheremo. Siamo gente onesta noi. Diamo una lezione a quei porci, Ramon. Presto, sali a cavallo e vieni con noi. Io non vengo, Steven. Questo gioco non mi piace. Che cosa preferisci? Che brucino ancora le nostre case? Bruciando le loro non otterremo niente. C'è la legge che ci difende. Sentito, la legge. Lo sceriffo se ne infischia di quello che succede. Se non ci facciamo giustizia da soli, quei bastardi ci manderanno via uno alla volta. È vero, Ramon, dobbiamo farci giustizia. Questa non è giustizia, volete vendicarvi. Fatelo, ma io non vengo. E se avessero bruciato la tua casa invece di quella di Kenneth? Se avessero ucciso tua moglie? Non hanno ucciso nessuno. Hanno picchiata, hanno bruciato i raccolti. Andate a dirlo allo sceriffo, è lui che deve pensarci. Sei un porco bastardo, sei un vigliacco, un lercio messicano. Lascialo stare, Mac. Non ci serve gente come lui. Prega che non tocchi a te la prossima volta. Ma se dovessero bruciarti la casa, non venire da noi. Perché l'avrai voluto tu, ricordatelo. Hai fatto bene, figliolo. La vendetta è facile e inutile. Ti lascia la bocca amara come un frutto acerbo. Ma tu già lo sai, vero Ramon? Ah! Ah! Uscite con le mani in alto! Avanti, bastardi, fate presto! Muovetevi!
Bart, quest'uomo cerca Mr. Barrett. Devo parlare a Mr. Barrett. Dove posso trovarlo? Ehi, avete visto? C'è Ramon. Perché Mr. Barrett dovrebbe parlare con te? Dovevo portargli i soldi dell'ipoteca. E li hai i soldi? Beh, veramente, adesso. Però volevo spiegargli che li avevo e che invece... È stato lui che me li ha presi, lo riconosco. Mi hanno aggredito e mi hanno rubato i soldi di Mr. Barrett. Ma che stai dicendo, bastardo? È stato proprio lui, mi hanno derubato, ve lo giuro. Erano in quattro. Hai mai visto questo pezzente? Non saprei, capo, ci sono tanti pezzenti da queste parti. Sì, ma questo dice che sei un ladro. Allora lasciatelo stare, così me lo ripete se è vero. Certo, sei uno sporco ladro! Che succede, Slim? Che ti prende? Picchiare un uomo in casa mia. Quest'uomo sta accusando Slim di avergli rubato il denaro destinato a voi. Sì, certo. Ah, Ramon, ti aspettavo. Cosa c'è di vero in questa storia? Chi ti ha derubato? Quest'uomo e altri tre mi hanno aggredito mentre venivo a portarvi i soldi dell'ipoteca. È vero? È vero? È uno sporco bugiardo. L'ho visto benissimo, signor. Gli ho strappato la maschera dal viso. Puoi provare ciò che dici, figliolo? No. No, ero solo, ma vi assicuro che non mi sbaglio. È proprio lui. La tua è un'accusa gravissima. Se non puoi provarla, ti sei cacciato in un brutto guaio. Credetemi, Mr. Barrett, io venivo a portarvi i soldi. Secondo me non sa come pagarvi. E si è inventato tutta questa storia. Ora, io non ho più il denaro per pagarvi, ma vi chiedo di concedermi una proroga. Potevi chiederla subito, senza bisogno di accusare i miei uomini di furto. Fagli capire che si è sbagliato. Glielo metterò bene in testa, Mr. Barrett. Allora, Ramon, sei ancora convinto che sono stato io a derubarti? Sì, sei un ladro! Come dici, non ti sento. Fallo sentire anche ai miei amici. Siete tutti ladri! Insomma, stiamo perdendo tempo. Voglio fare di te un gentiluomo. E non devi dire bugie. Cerca di ricordarti meglio. Com'era l'uomo che ti ha derubato? Aveva la faccia da ladro come la tua. Allora, Ramon. Confessa che hai inventato tutta questa storia per non pagare la rata dell'ipoteca. No, ladro! Come fai a dire che ti ho aggredito? Vuoi saperlo meglio di me che non c'ero? Tu non mi hai mai visto, vero Ramon? Tu me li hai rubati i soldi. Venite qui, presto! Che ti è successo? Parla. Steve ha bruciato la casa, l'accampamento di Bassobold. Presto, sellate i cavalli, aspettatemi. I coloni hanno bruciato l'accampamento di Passo Bold. Stiamo perdendo tempo, Barrett. Bisogna usare la maniera forte. Se mi lasciassi fare a modo mio... Tu fai sempre a modo tuo, Bart. Ti ha bruciato il ranch dei Kenneth. Era necessario farlo. Hanno rifiutato di far passare le mandrie e hanno inquinato l'acqua. Non mi piacciono questi sistemi.
Dovresti saperlo ormai. Non mi interessa quello che ti piace. Puoi fare il signore quanto ti pare, Barrett. Ma non devi dimenticare che siamo soci a metà. Non me lo dimentico. Stai tranquilla. Ma non te la prendere con me se poi i coloni bruciano gli accampamenti. Non mi piace giocare alla guerra con i coloni, Bart. Voglio la terra e basta. E preferisco averla con mezzi legali. Mezzi legali? Ti ci vorranno anni per poter cacciare i coloni con i tuoi mezzi legali. Che fretta hai, Bart? Steven sta raccogliendo attorno a sé tutti i coloni del paese. E quando saranno tutti uniti... A Steven ci penso io. Vedi, in certe cose ci vuole molto cervello. E soprattutto tanta calma. Sono stufo di stare calmo. Mentre noi aspettiamo, quelli ci stringono in una trappola di filo spinato. Ti pianteranno il grano sotto i piedi. Adesso basta, Bart. Tu occupati delle mandrie, al resto penso io. Non ti permetto di parlarmi così. Credi di essere più furbo di me, non è vero? Mi tratti come un bovaro perché non mi levo il cappello davanti alle signore, come fai tu. Hai dimenticato che ti conosco come la puzza dei miei piedi e che potrei mandarti in galera facendo un rutto in faccia allo sceriffo. Andiamo a ringraziare quei cani bastardi. Se c'è qualcuno debole di stomaco, lo dica prima.
Salve, Raza. È un pezzo che non ci vediamo. Infatti. Costi sempre molto? Ancora di più. Bene, in fondo ho chiamato te proprio per questo. I lavori ben fatti si pagano. Calma, signor Barrett. Di che si tratta? Di che si tratta? Bart. Mancano $1,000. Prendi questo intanto. Tra un mese ne avrai altri 10,000. E siete messo a fare la beneficenza? Chi volete ammazzare? Il governatore? Molto meno. E vale $10,000? Da morto molto di più, ci puoi giurare. Non sono affari miei. Ma perché tra un mese e non adesso? Ho bisogno che le acque si calmino e gli agricoltori smettano di stare sulla difensiva. E intanto li indebiterò fino agli occhi. E al momento opportuno salterò loro addosso. Mancano $1,000, signore. Per me non ho lavoro. E va bene, Raza. Ma ricorda, nessuno deve saperlo. Quell'uomo si ucciderà con le sue mani. State tranquillo. Allora siamo d'accordo. Tra un mese ti aspetto. Sarà un lavoro molto difficile, ti avverto. Mi terrò in forma, signor. Dopotutto un mese passa presto. Ah, voglio ricordarti un'altra cosa. Chi dà gli ordini da queste parti sono io. Quelli che date a me vi costano un occhio, lo sapete. Non sprecateli. Fortunato, mi sembra. È la quinta volta di seguito che vi esce il set. Vuoi dire che sto barando, forse? Niente affatto, no, per carità, non mi permetterei mai. Avevo sentito male. Avanti allora, punta. Chi copre il banco? Nessuno copre il banco! Questa è una città di morti di fame. Bisognerebbe ripulirlo dai porci che l'infettano questo posto. Allora, Bart, puoi cominciare impiccandoti. Parlavi improprio quando accennavi ai porci, non è vero? Ora basta, o chiamo lo sceriffo. Andate fuori a pestarvi i piedi. Levati di mezzo, signora. Credi forse di farmi paura? Con quelle maniere da gentildonna? Ora smettila, Bart, hai bevuto troppo. Lo dirò a Barrett. Ma vai all'inferno, te e quel rammollito di Barrett. Io faccio quello che mi pare. Non sono la sua mantenuta. Porca sgualdrina. Te la farò pagare. Attento, Bart. Il padrone non vuole che si parli male della sua donna. Barrett, Barrett, Barrett! Barrett è una fogna come lei! Hai lasciato Ramon per fare la signora. E invece non sei rimasta che una sgualdrina. Cosa succede? Chi ha sparato?
Nessuno vuol parlare, vero? Ma la prossima volta vi metto in galera tutti quanti siete. Smetto di giocare. Roma, troppo facile, amico. Sto perdendo. Ma se vincete $500? Il mio amico dice che perde, il che vuol dire che perde. Sono io che sto sotto. Vedi, non è da gentiluomo abbandonare il gioco quando si vince. Avanti, non fare storie, amico. Punta! Non ci pensare tanto, copri il banco, ti andrà bene. Su, avanti, punta. Ti decidi? Chiedi banco. Banco. Non per voi, amico. Non per voi, ho detto. Sentito quello che ha detto? Grazie. Banco. Sei un baro. Hai sentito? Sei un baro. Mi chiamo Raja. Ho agito per legittima difesa. Ditelo a chi vi pare. Slim, ladro, assassino! Ah! Thank you.
È ferito. Ha una pallottola nella spalla. Lo conoscete? Sì. Portatelo via, vi scongiuro. È messicano, incolperanno lui. Ve ne prego. È la prima volta che devo ringraziare qualcuno in vita mia e ci tengo a farlo. Ve lo rimanderò sano e salvo, non dubitate. Cos'è successo? È passato l'arcangelo Gabriele ed è svanito. Hai una pallottola nella spalla. Ti conviene stare fermo. Dovrò cercare di levartela, ma non sarà facile. Tieni, bevi e caffè. Come vuoi. Come ti chiami? Sei diventato muto? Eppure ne avevi di fiato quando volevi ammazzare quell'uomo. Dammi retta, Chico. Prima spara e poi parla. Tanto i discorsi non li sente nessuno. E se non parli affatto è molto meglio. Hai paura? Adesso vediamo se hai perso il fiato. Bevi, Chico. Sei muto, allora! Ehi, Chico, è più difficile tirarle fuori. Che cacciarle dentro. Almeno per me.
Bevi. Tra un paio di giorni te ne puoi andare dove ti pare. La ragazza ti sta aspettando. Ehi, Chico, pensi alla ragazza? Come si chiama? Non lo so. È molto bella. Chissà quanti porci le stanno alle costole. Ne conoscevo anch'io una così, tale e quale. Per un dollaro te la portavi a letto. Aveva un ragazzo, un messicano, proprio come te. Un tipo serio, taciturno. Mi devi credere, Chico. Quel ragazzo l'amava. E l'amava tanto che aveva promesso persino di sposarla un giorno. Per quello che serve, dalle un dollaro, dicevano gli altri. Perché vuoi sposarla? Quando lei si portava gli uomini a letto, lui andava a prendere il fucile e gridava che avrebbe ammazzato tutti. Alla fine l'ha sposato. E quando lui usciva per andare a lavorare, lei si portava gli uomini a casa e li pagava. Un dollaro. Tondo, tondo. Basta! Ehi, Chico, che ti prendi? Dormici sopra, non pensarci. Sono tutte uguali le donne. Allora che fai? Te ne vai? Bene. Siamo pari adesso. Fai buon viaggio, Chico. Ehi, Chico! Dove pensi di andare? Allora rimani!
C'è sempre tempo ad andar via, a condizione che non te ne stai come una mummia. Se rimango voglio imparare da te. Cosa vuoi imparare? A sparare. Non aspettare mai che sia vuota per ricaricarla. Spara 5 colpi e ricarica, così ne hai sempre uno in canna. Piantati bene sulle gambe, così. Devi cominciare col braccio teso, poi si vedrà. Avanti. Basso. Alto. Ora! No, non così, ce la devi fare al primo colpo, Chico. Con le bottiglie non rischi niente, ma un uomo con la pistola o l'ammazzi subito o diventa cattivo. Bucalo al primo colpo, Chico, o sarà troppo tardi. Credevo che sapessi suonare. Una volta suonavo sempre. Dove sono nato c'era un vecchio. Ogni sera al tramonto lo vedevo passare sulla strada e suonava. Dove sei nato? Laggiù. Cammini sempre verso il sole e ci arrivi prima o poi. Perché non ci torni? Ci torno, Chico. Non vedo l'ora. Tra 15 giorni mi metterò per strada. Perché non ora, subito? Ho ancora una cosa da fare, un lavoro importante. Forse l'ultimo. Che lavoro? Non sono affari tuoi, Chico. E neanche miei, in fondo. So solo che mi pagano bene. Con quei soldi voglio tornare a casa per vedere se campa ancora il vecchio che suona al tramonto. Margaret, vieni qui. Siediti. Un goccetto? Basta, basta così. Che bel tipo sei. Come mai non si vede ancora Mr. Barry? Non devi allarmarti, Paquito. Barrett è puntuale come la morte. Non sai mai quando arriva, ma arriva. E se provi a ripeterglielo, ti licenzio. Ciao. Tavolo interessante, posso unirmi a voi? Giochiamo basso. Va bene. Da quando è morto il povero Bart, questo posto è cambiato. È meno divertente. Nessuno lo rimpiange, Mr. Barrett.
e voi meno di tutti. Era un fedele amico. Una carogna. Comunque sono certo che ora tutto andrà per il meglio. Dovremo collaborare, trasformeremo questa pianura in un paradiso terrestre. Ti ripeti. Ho scoperto di amare la terra, mia cara. Qualsiasi cosa produca. Sono un uomo semplice, io. Dovrei parlarti. Scusatemi. Un momento, signori. Un semplice ladro. La terra che ama è quella degli altri. Primo ed ultimo comandamento. Non desiderare la terra d'altri. Ma crepa sulla tua. Ti diverti? Che hai da ridere? Vorrei vedere te. Non mi ci vedresti mai, Chico. Cosa credi di avere con una pistola in mano? Un'arma. No, Chico. Hai una scusa per farti ammazzare. La pistola non serve a niente se non sai adoperarla. Sto imparando. A sparare. Ma non basta. Questo sei tu e quest'altro è l'avversario. State uno di fronte all'altro, alla pari. Una pistola per uno. Sei colpi per uno. Pronti a sparare. In realtà uno dei due è favorito, quello che ha il sole alle spalle. Primo perché se hai il sole alle spalle, il tuo avversario è illuminato meglio. Secondo, perché se tu lo hai dietro, l'altro ce l'ha negli occhi. Guarda l'ombra, Chico. Se te la vedi davanti, puoi sparare. Se non la vedi, aspetta. Muoviti lentamente. Cercala. E mentre ti sposti, bagnati la bocca. Davanti, ai lati. Se senti freddo a destra, hai il vento a destra. Se è freddo al centro, vuol dire che il vento ti viene in faccia. Se hai il vento in faccia, è male. Il tuo colpo è lento. Meglio averlo alle spalle. Allora non lo senti. E se è di lato? Devi calcolare quanto ce n'è. Se la polvere si alza, il vento è basso e forte. Se vedi gli alberi che si muovono, è alto e più debole. Tu come fai a calcolarlo? Lo sento dai capelli, Chico. Li porto lunghi per questo. È istinto, come le bestie. Devi dimenticare di essere un uomo. Ti devi sentire un animale contro un altro animale. Tutto il tuo corpo deve servire per uccidere. La pelle, il fiato, gli occhi. Ogni cosa serve a darti un vantaggio. Come fai a sapere tutte queste cose? Le ho capite, Chico. Quando ti trovi davanti alla morte, hai la sensazione di essere un animale. Un animale e basta. Se ti rifiuti di esserlo, hai poche possibilità di sopravvivere. Hai mai visto un puma? Quando ha fame si mette a girare intorno, lentamente. Poi ad un tratto si accuccia, col muso teso in avanti e aspetta. Rimane fermo, immobile. Perché? Cerca il vento. Appena sente di averlo sul muso, si accuccia. E il vento gli porta gli odori nel naso. Quando un odore gli piace, allora scatta rimanendo sotto vento. In modo che la preda senta la sua puzza solo quando ce l'ha addosso. In un duello mortale vince sempre chi ha più voglia di vivere, ricordatelo. E la fame ce l'hanno i vivi più che i morti. E tu, prima di un duello, non mangi? No, mi faccio la barba. Ogni volta che devo affrontare la morte, quando uno si fa la barba, puoi essere sicuro che ci tiene molto più a vivere che a morire. E tu ci tieni molto a vivere. Sì. Io non sono come te. Non ci tengo affatto a vivere.
Può essere un vantaggio, credimi. Puoi diventare un ottimo killer. Una specie di macchina per ammazzare. Farai un sacco di soldi. Non mi interessano i soldi. Di un po', Chico, ma non hai quella ragazza che ti preferisce vivo? No. Hai ragione anche tu. È difficile capire le donne. Sono come i muri, non riesci mai a sapere cosa nascondono dall'altra parte. C'è un muro che non supererai mai, Chico. Dal momento che uccidi il primo uomo. Quale? Quello della società. Alzeranno un muro altissimo davanti a te, ti rispetteranno. Avranno paura di te, ma non ti ameranno mai, e tu resterai sempre dalla parte di qua del muro. Meglio così. Anch'io lo credevo una volta. Poi un giorno ti accorgi che la vita si svolge dall'altra parte e che tu ne sei escluso. Per sempre. Secondo me stai invecchiando. È probabile. È che sono stanco di questa vita. Stai sempre solo come un cane e aspetti solo di crepare peggio di un cane. Tu sei l'unico amico che abbia incontrato, Chico. Forse perché non ne hai mai voluti prima. Sei sicuro che ti sono amico? Sì, come tu sei sicuro di me. Attento, allora. Hai un altro lavoro da fare, hai detto. Prima fallo, e poi pensa al resto. Me lo hai insegnato tu. Hai ragione, Chico. Prima il lavoro. Sai, Chico, l'amicizia è una di quelle cose che sei costretto a lasciare dall'altra parte del muro. Per sempre. Quando ucciderai il tuo primo uomo, ricordatelo. Stavolta lo faccio a pezzi. Ti sta facendo nero. Perché non ci provi tu? Gli ordini sono ordini. Basta! Smettetela, ho detto! Insomma, che diavolo vi prende? Fermatevi! Ha aggredito un mio uomo, sceriffo, e per di più disarmato. Siete impazzito! Mi ha aggredito alle spalle! Comunque è disarmato e tu porti la pistola. I miei uomini sono stanchi di queste continue provocazioni. Mi creda, sceriffo, con la migliore buona volontà non mi è più possibile tenerli a freno. Ah, no! Piuttosto vi metto in galera tutte e due e chiamo il giudice federale. Non diciamo sciocchezze, sceriffo. Se qualcuno deve andare al fresco è Steven, che aggredisce i miei uomini sempre quando sono disarmati. Non credere di levarmi di mezzo così, Barrett. C'è stata una tregua e io l'ho rispettata. Ma da oggi faccio armare i miei uomini fino ai denti. Se volete guerra, l'avrete. Sporchi bastardi! Andiamo, Steven! Per ora ti metto dentro a schiarirti le idee, poi vedremo.
Va bene, Chico. Hai una bella mira. Sei sicuro del fatto tuo ormai. Te l'ho dimostrato, no? Beh, allora non hai nulla in contrario se ti sfido a duello. Vuoi provarmi ancora? No, Chico. Un duello vero. Se riesci ad ammazzarmi vorrà dire che sei pronto. No, non ci sto. Potrei ucciderti. Oh. Allora, accetti? O sei troppo vigliacco? No. Un duello vero, Chico. Se ti capita puoi anche ammazzarmi. Non è vero che non ci tieni a vivere. Hai una paura fottuta di morire. Se muori, quella ragazza ne trova almeno 100 meglio di te. Stai tranquillo. Fallo per lei, allora. Dalle questa possibilità di migliorare. L'hai voluto tu. Se mi capita, ti ammazzo. Così mi piaci, ragazzo. Ci battiamo alla pari. Allora, o io o te. Ehi, sono qui. Avanti allora, ammazzami. Eri troppo sicuro, avevi bisogno di una doccia fredda. Se sai contare fino a 6 puoi salvarti, altrimenti sei fregato, ricordatelo figliolo. È matematica, Chico. Devi contare. Contare sempre. Devi contare i passi. Contare i colpi. I tuoi e quelli dell'avversario. Conta, Chico. Conta sempre. Devi contare i minuti, perché nessun uomo può tenere la pistola in mano per più di 3 minuti senza che la mano tremi. E se la mano trema, sei fregato. Conta, Chico. Conta sempre. Se l'avversario fa un passo e si ferma, ha paura. Se ne fa 2, è indeciso. Se ne fa 3, sta per ammazzarti. Perché fai quella croce? Quando colpisce qualcosa, il piombo si apre e ti fa un buco come una cannonata. Con un colpo così è difficile sbagliare. Che cosa devi fare? Chi deve morire adesso? Non lo so. Non lo conosco. Domani è il mio ultimo giorno di guerra. Poi cambierò vita. Come? Te l'ho detto, Chico. Voglio tornare dove sono nato.
comprare una casa, avere dei figli, forse una moglie. Se trovo ancora il vecchio che suona al tramonto, lo faccio entrare in casa, gli do da mangiare e da bere. Lo faccio stendere sul letto e gli dico: basta camminare, vecchio, riposati adesso. È da quando sono ragazzo che ti vedo in giro. Si sarà seduto qualche volta. Io l'ho visto solo camminare. Secondo me non si è mai fermato un momento, quel vecchio. Quel vecchio sei tu. E ora ti sei messo in testa di scalare quel muro che mi dicevi. Forse. Non ci pensare. Scherzavo. Ma come mai non mi hai chiesto perché volevo imparare a sparare? Perché già lo sapevo. Puoi uccidere qualcuno. Sì, ma chi? Non ti interessa? Forse te stesso, il Chico che eri. Ho visto un sacco di gente morire, Chico, e non mi commuovo più. Però mi dispiace lasciarti, finirai per cacciarti in un sacco di guai. Ne sono certo. Non preoccuparti per me, so quello che faccio. Mi dispiace tanto non poterti aiutare. Ma posso fare una cosa per te. Tieni, c'è tutto. Rasoio, pennello, specchio. Grazie. Fatti la barba, figliolo, e ricordati, chi si fa la barba non ci pensa a crepare. Chico, allenati sempre. Se lo colpirai ti tirerà su il morale. Se non lo colpirai non potrai mai saperlo, perché il buco c'è già. Buona fortuna. Ma... ehi, ma allora neanche tu l'hai colpito. E chi lo sa, ragazzo, la vita è un'illusione. L'importante è credere di farcela. Addio. È stato qui Ramon. Ramon. È stato qui. E chi è Ramon? Te lo sei dimenticato? Lui invece ti ricorda benissimo. Anzi, è tornato qui per te. Vuole ucciderti. Uccidere me? E perché? Chiedilo a lui. Ha detto che non ha fretta, ha già aspettato tanto che giorno più, giorno meno. Ma che stai dicendo? Avanti, di quello che sai. Hai tirato troppo la corda con quel ragazzo, Barrett. Ora puoi fare una cosa soltanto, ammazzarlo. E comunque gli faresti un favore. A meno che lui non ammazzi te. E il favore sarebbe ancora più grande. Thank you.
grazie a Barrett se ti lascio uscire. È stato lui a chiedermelo, mi ha assicurato che farà il possibile per evitare altri incidenti. Non credo alle mie orecchie, sceriffo. Siete tutti convinti che Barrett sia un cherubino, ma avrete delle sorprese. Avanti, Steven, non è un cattivo diavolo. È comunque un diavolo. Ma finché ci sarò io in questo dannato paese, le terre dei coloni rimangono ai coloni. E voi fareste bene a non dargli una mano a quel maiale. Offro $1,000 d'Italia per l'assassino di quest'uomo. Ci ha detto Barrett che volevi parlargli. A lui personalmente, non ai suoi leccapiedi. E cosa volevi dirgli? Questo! Siete in anticipo, signor. Quanto vuoi ancora per farmi un favore? Un altro. Avete stabilito di anticipare il giudizio universale, per caso? No, niente scherzi, amico. Questa è una cosa seria. Quanto vuoi? Niente, il mio lavoro è finito. Questo è l'ultimo che farai, te lo prometto. Niente da fare, sto spopolando questo paese. Alla fine rimarremo io e voi soltanto. Questo è l'ultimo, ti dico. Ti do altri $10,000. 15,000. E va bene, 20,000. Chi è? Si chiama Ramon. Lo troverai fuori del villaggio in una casa mezza bruciata. Non puoi sbagliare.
Scommetto che gliel'avete bruciata voi, signor. Allora, accetti? D'accordo, pagamento anticipato. Bene, ti porterò il denaro questa sera. Mi troverete qui. Chi si fa la barba non ci pensa a crepare. Ramon! Ti manda Barrett! È lui che volevi uccidere, non è vero? Non sono affari tuoi, vattene, razza! Sono un professionista, Ramon. Quando mi pagano vado fino in fondo. Perché vuoi uccidere Barrett? L'hai detto tu una volta. Uccidendo lui ucciderò quello che ero. Ti do il mio cavallo, ragazzo. Prendilo e vattene da questo paese per sempre. Il mondo non è grande, Razza, quando si odia qualcuno. Te ne dimenticherai presto, vedrai. Tu vuoi tornare dove sei nato, te lo ricordi? Io sono nato qui e ci rimango. Non mi obbligare, Ramon. Se rimani sarò costretto a ucciderti. Te l'avevo detto che il sole deve stare alle spalle. E ti ricordi di contare i passi? Un passo a paura. Due passi è indeciso. Tre passi, Ramon, sta per ammazzarti. Ma la barba me la sono fatta! Ehi, Chico, ce l'hai fatta. È anche un po' merito mio. Ora lo sentirai quel muro, Chico, un muro enorme. Non provare a scavalcarlo, Chico. Non ci riusciresti mai.
Allora, Mac, che cosa avete deciso? Va bene, Mr. Barrett. Io vendo. D'accordo, Mac. È un'ottima idea. Allora andiamo a verci sopra e discutiamo la cifra. Barrett! Non ti muovere, Barrett! E cosa aspettate? Ve ne state a guardarlo? Ramon! Ramon! Che cosa vuoi? Che ti succede, ragazzo? Levatevi dai piedi, sceriffo! Non sono un ragazzo! Fate qualcosa, sceriffo! Quel pazzo mi ucciderà! Che cosa vuoi, allora? Voglio uccidere Barrett! Fermati, Ramon, ti prego! Perché vuoi ucciderlo? Che ti ha fatto? È uno sporco assassino! Ha ucciso mio padre! No, non è vero! Io non c'entro! È stato Bart! Bart agiva per te! E lo hai fatto uccidere come Steven! Cosa ne sai di Steven? Chiedetelo a Barrett! Lui sa tutto. Se sai qualcosa devi dirlo, Ramon. Provvederò io ad arrestarlo. Levatevi di mezzo, sceriffo. Voglio uccidere quel figlio di cagna. Poi vi dirò tutto. Il killer non è morto, Barrett. È ancora vivo. Ramon. Ramon. Cosa stavi dicendo? Chi è questo killer? Perché dici che non è morto? Ora è morto, sceriffo. Era l'ultimo. C'è un muro che non supererai mai, Chico. Dal momento che uccidi il primo uomo. Quello della società. Alzeranno un muro altissimo davanti a te. Ti rispetteranno, avranno paura di te. Ma non ti ameranno mai. E tu resterai sempre dalla parte di qua del muro.